Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Mirko e questo è un nuovo video. Come vedete dalla posizione, questo è chiaramente un nuovo Chiacchiere Nerd a letto. È passato tantissimo tempo da quando ho registrato l'ultimo Chiacchiere Nerd a letto e in questo periodo sono così tanto incasinato e mentalmente scombussolato che l'unico video che avevo veramente voglia di registrare era proprio un Chiacchiere Nerd a letto. Fortunatamente fuori oggi c'è il sole, da qualche giorno c'è questo timido sole che sta facendo capolino dopo non so quanto tempo che fa solo che piovere, però comunque io ho il mio tè caldo alla cannella. E va benissimo così. Ormai la formula del chiacchiere nerd a letto la conoscete. Oggi si parla a vanvera di qualsiasi cosa. Partiamo, come sempre, da degli unboxing, poi passeremo a film, serie TV, manga. Voglio parlarvi di due manga in modo particolare e così via. Abbiamo questi due pacchi da aprire che sono arrivati proprio questa mattina e quindi mi è sembrato l'ideale proprio per registrare un chiacchiere nerd a letto. Che tra l'altro stamattina mi è anche arrivato un altro pacco con un ordine che avevo fatto che conteneva il numero 87 e 88 di One Piece, ma mi sono completamente dimenticato della possibilità di registrare questo video, quindi l'ho aperto senza pensarci e dentro c'erano questi due. Ho recuperato appunto gli ultimi due numeri usciti di One Piece con la nuova edizione, li avevo completamente persi, non avevo minimamente intuito che fosse uscito l'87, anche per questa nuova edizione esce con una cadenza che ancora non comprendo e che mi distrugge perché io vorrei essere al passo con One Piece, ma non ce la facciamo perché appunto seguo la vecchia edizione. Sono molto curioso di leggere questi due volumi perché ultimamente One Piece mi stava prendendo particolarmente, è passato un sacco dall'ultima volta che ho letto One Piece, l'86, sicuramente l'anno scorso, forse sì, sicuramente perché questo è di febbraio, quindi forse dicembre, non lo so. Comunque c'erano questi due e niente, ora passiamo però a questi due nuovi pacchi che sono ancora intonsi. Due nuovi pacchi che arrivano, uno da parte da Rizzoli e il secondo, quello più grande, da parte di Oscar Volt. Partiamo subito con quello più piccolino da parte di Rizzoli, che già so cosa contiene, sono molto molto contento di mostrarvelo. Come diavolo l'ho aperto? Ok. Il pacco contiene il nuovo libro di Fiore Magni, ovvero Come le cicale. Fiore è stata così gentile da mandarmi una copia del suo nuovo romanzo. Sono molto curioso di leggerlo, devo essere sincero, perché ho letto qualcosina, un accenno di trama, qualche appunto citazione, qualche pezzo dal libro e devo dire che mi ha lasciato parecchio curioso di scoprire questa storia. Tra l'altro la copertina mi piace davvero moltissimo con questi colori pastello forti, molto molto bella. Il libro che ha queste vibes, come vedete già dalla copertina, molto molto estive, racconta la storia di Teresa, questa ragazza che frequenta le medie, ma dentro di sé ancora questo spirito molto molto fanciullesco, sembra quasi che non voglia crescere in qualche modo. Tra l'altro le sue amiche invece stanno crescendo e sono interessate ai ragazzi, alla moda, comunque tutte cose per cui Teresa non ha assolutamente interesse. E è arrivata l'estate e questa sarà l'estate in cui Teresa conoscerà Angela, questa ragazza che invece sembra abbia molte cose in comune con Teresa, e questa è la storia in modo particolare appunto di Teresa, la nostra protagonista, e la sua conoscenza con Angela. Sono molto molto curioso, ripeto, ringrazio ancora Fiore per avermi mandato una copia del romanzo, sono sempre molto contento di queste cose. Credo sarà una delle mie prossime letture, tra l'altro anche dentro è molto molto carino, molto dettagliato, molto curato, davvero una bella edizione. Quindi niente, staremo a vedere, grazie ancora Fiore. Passiamo ora al pacco da parte di Oscar Volt, e anche qui già so cosa c'è all'interno. E non mi si tiene da stamattina che sto impazzendo per aprirlo. E partiamo dalla prima cosa che c'è all'interno di questo pacco, ovvero lui, signori e signori, ovvero La Repubblica del Drago, il secondo libro della trilogia iniziata con la Guerra dei Papaveri, che si presenta con tutto questo blu fortissimo, accesissimo, saturato, stupendo, e io non vedo l'ora di iniziarlo. Ovviamente all'interno è sempre meraviglioso, stessa edizione, solamente in blu della Guerra dei Papaveri, sotto la cartina. Io sto letteralmente fremendo per leggere questo secondo volume, ho sentito grandissime, grandissime cose, quindi
La mia curiosità è alle stelle, non vedo l'ora di buttarmi all'interno di questo secondo volume e di continuare a leggere la storia, di Rin. Anche questo ovviamente sarà una delle mie prossime letture. Credo che prima leggerò appunto Come le cicale e anche un altro volume che vorrei leggere prima, che comunque è molto corto, e poi mi finirò, ecco, verso questo enorme mattone che esteticamente perfetto, non vedo l'ora di metterlo insieme alla Guerra dei Papaveri. Ovviamente la Guerra dei Papaveri, libro sempre straconsigliato, sapete che è diventato uno dei miei libri preferiti di sempre, uno dei miei libri preferiti nel 2020 e spero che questo secondo volume mi piacerà ancora più del primo. Quindi, se non l'avete ancora fatto, leggete la Guerra dei Papaveri. E passiamo al secondo volume all'interno del pacco. Questo è un libro che io davvero ho in TBR da così tanto tempo, ce la facciamo? Sì. Ed eccolo qua, il re che fu, il re che sarà di T.H. White. Finalmente è tra le mie mani anche questo bellissimo, tutto in verd'acqua, ovviamente, con questa copertina come l'originale che io personalmente nella sua semplicità adoro e poi il colore è veramente molto molto bello, molto particolare, stupendo. Del re che fu, il re che sarà, ne abbiamo parlato recentemente nella TBR, anche perché l'ho inserito, ma non credo riuscirò a leggerlo a giugno. Spoiler, a maggio, non giugno, Mirko. Ho problemi con i mesi, ragazzi, ho problemi con i mesi. E si tratta di, appunto, un rifacimento di quella che è la leggenda di Re Artù. Questo è il ciclo completo che si compone di 5 libri, La spada nella roccia, appunto. Tra l'altro questo è il libro, appunto, che ha ispirato il cartone Disney, il film d'animazione Disney della Spada della Roccia. Poi abbiamo la regina dell'aria e delle tenebre, che non è quello di Cassandra Clare, il cavaliere malcreato, la candela nel vento e il libro di Merlino. Quindi questo è il ciclo completo che io non vedo l'ora di cominciare. Almeno il primo volume mi piacerebbe leggerlo, appunto, ma ormai credo rimanderò la lettura a giugno perché maggio è quasi finito, però molto molto contento, ragazzi, davvero sono particolarmente felice di questi unboxing, quindi questi sono i nuovi volumi, tra l'altro tutto molto celeste, molto verd'acqua, si abbina a tutto la mia felpa, manco a farlo apposta. Meraviglioso. Quindi loro sono gli unboxing di questo Chiacchiere Nerd a letto. Prima di continuare con le cose cartacee, passiamo un attimo a qualche film, a qualche serie TV che ho visto. E partiamo da uno degli ultimi film che ho guardato, che potete trovare su Netflix, e che è uscito da pochissimo, dopo mille mila peripezie. Si tratta della Donna alla finestra. Film diretto da Joe Wright, tratto dall'omonimo romanzo. Film che io aspettavo tantissimo perché si tratta di un thriller con un cast davvero stellare. Abbiamo Amy Adams a fare da protagonista, Julianne Moore, Gary Oldman, comunque un cast davvero molto molto importante per un film che sulla carta mi interessava tanto ed è uno di quei thriller che comunque si rifanno molto a, ecco, quel genere che è un po' iniziato con L'amore bugiardo, Gone Girl, e va a raccontare la storia di Anna Fox. Anna Fox interpretata da una meravigliosa e eccellente, come sempre, Amy Adams, che io adoro, e in questi ruoli secondo me riesce a brillare particolarmente. Anna è una psicologa infantile che per colpa della sua agorafobia è costretta a rimanere chiusa in questa enorme casa nel centro di New York, e la sua vita è molto monotona e la passa sostanzialmente bevendo, scolandosi una bottiglia di vino, assumendo pillole completamente a caso e poi spia i suoi vicini. E un giorno l'evento principale, che sarà poi la miccia che farà scattare tutta quanta la storia, Anne assisterà a questo crimine terribile che sta accadendo all'interno della casa dei suoi vicini, entrerà in questo circolo senza fine in cui la sua sanità mentale, già compromessa in partenza, comincerà a deteriorarsi sempre e sempre di più. L'idea della donna alla finestra, secondo me, era molto molto interessante, non tra le più originali, questo è vero, e avevo già sentito cose non troppo positive per quanto riguarda il libro da cui è stato tratto e anche per questo che non ho mai letto, ma il film ci tenevo particolarmente a vederlo, ripeto, c'è anche Amy Adams, nonché Julianne Moore, le amo tutti e due, quindi volevo vederlo. Il problema, allora, è un film che a me non è piaciuto, salvo per le tante citazioni cinematografiche che ci sono alla regia, ma per il resto l'ho trovato un thriller davvero molto molto ispido, un thriller che per quanto mi riguarda non riesce mai a creare quella sensazione di tensione che invece dovrebbe esserci in partenza. È un thriller che
gioca molto effettivamente sul personaggio di Amy Adams, e Amy Adams è meravigliosa nel costruire questa donna psicologicamente distrutta per tanti motivi diversi, appunto in partenza, ma poi anche per quello di cui si fa protagonista, per quello che vede, no, nella casa di questi vicini. Lei è meravigliosa, ma Amy Adams da sola, per quanto mi riguarda, non basta per salvare questo film, che ho trovato appunto estremamente noioso. Non c'è mai qualcosa che riesca davvero a mantenere viva l'attenzione dello spettatore, o almeno per me è stato così. Non vedevo l'ora di arrivare alla fine. Mi dispiace molto perché era appunto l'idea era molto interessante, soprattutto per quanto riguarda un film. Si poteva giocare molto su questo. Effettivamente c'è, secondo me, una scelta assolutamente intelligente per quanto riguarda la casa che viene scelta. È una casa che accompagna tantissimo la narrazione, che forse è la cosa che riesce davvero a incollarti, a farti rimanere lì davanti allo schermo, perché ti senti effettivamente partecipe della storia insieme a Anna. Però per il resto, ecco, anche lo svolgimento della storia, il thriller che prende piede e poi la sua risoluzione finale, che ho trovato estremamente banale, e anzi, il momento in cui tutto viene a galla, per quanto mi riguarda, è molto, molto, molto cringe. Quindi bocciatissimo, non me l'aspettavo, ci sono rimasto male, ma me ne farò la ragione. Per quanto riguarda i manga, invece, ho due letture di cui volevo parlarvi, di cui sono molto, molto contento. La prima, di cui forse abbiamo già accennato in qualche video, è Tokyo Revengers, che io non vedevo l'ora di leggerlo, ero molto incuriosito da questo nuovo manga pubblicato in Italia da J-Pop. Siamo arrivati al quarto volume, io ho i primi tre, questo è il primo, questo è il secondo, tra l'altro le copertine mi piacciono tantissimo, questo è il terzo, il quarto è uscito da poco, ma devo ancora acquistarlo e lo farò al più presto. Si parla di viaggi nel tempo, quindi se già vi piace il tema è un buon punto di partenza, e ci viene raccontata la storia di Takemichi, questo ragazzo di 26 anni, disoccupato, conduce una vita molto molto sedentaria. Tra l'altro è venuto da poco a sapere che la sua fidanzatina delle medie, Hinata, è morta da poco, e questo lo porta in un baratro di sconforto ulteriore. E a fare da ciliegina sulla torta a questa situazione già poco felice in partenza, Takemichi viene spinto sotto un treno in corsa, ma Takemichi non muore, si ritrova invece catapultato indietro nel tempo, nel passato, 12 anni prima, quando lui frequentava le medie e faceva parte di questa gang di malavitosi, di criminali, e in cui appunto era fidanzato con Hinata. Questo viaggio nel tempo porterà Takemichi a voler risolvere, a voler aggiustare in qualche modo tutti gli errori fatti in passato, e partendo proprio dall'evitare la morte di Hinata, e da qui si evolverà tutta la storia. Ciò che mi piace di Tokyo Revengers è, prima fra tutte, il contesto in cui ci troviamo, quindi gang malavitose, parliamo di personaggi veramente sconsiderati, personaggi che hanno questa morale non grigia, praticamente nera, che io amo particolarmente. C'è un cast molto molto pieno, ovviamente Takemichi è il nostro protagonista, ma poi conosciamo gli altri componenti e li conosciamo anche molto molto da vicino attraverso gli occhi di Takemichi. Ma la cosa che mi coinvolge particolarmente è proprio tutta la questione dei viaggi nel tempo, che è ovviamente un tema che io adoro particolarmente, e mi piace perché qui è una cosa molto rigida, ovvero ci sono delle regole, il fatto che non si può viaggiare oltre i 12 anni, cioè si viaggia di 12 anni in 12 anni, quindi non puoi andare oltre, non puoi viaggiare oltre appunto quei 12 anni. Non so se si è capito, però vabbè. Comunque ci sono delle regole da rispettare in questi viaggi nel tempo, e mi piace molto vedere quindi questa contrapposizione anche del personaggio stesso di Takemichi, come cerca di sistemare tutte quante le cose, e ci sono degli sviluppi davvero molto interessanti. Tra l'altro adoro particolarmente il disegno, mi piace molto. In alcune tavole forse un po' di meno, ma lo trovo veramente perfetto per la storia. È pulito nel suo essere, comunque allo stesso tempo molto dettagliato in alcuni punti, è pieno di linee cinetiche. Bello, mi piace molto. C'è tanto bianco, questo è vero, però allo stesso tempo credo che funzioni molto. Volevo farvi vedere qualche tavola, sto continuando a sfogliare. Ah, tra l'altro ci sono anche
pagine a colori. Ecco, questo per esempio è una scena. Ci sono degli ottimi character design, secondo me, grazie anche alle pettinature, poi questi personaggi spiccano. E bello, mi sta piacendo molto e sono curiosissimo di sapere come tutta questa situazione si evolverà. Tra l'altro non dovrebbe essere nemmeno eccessivamente lunga, forse stiamo arrivando, da quanto ho capito, all'arco finale in Giappone, che dovrebbe essere intorno al numero 20 o poco più, quindi molto felice di questa cosa. E poi qua sotto ho il primo numero della nuova edizione di Fullmetal Alchemist, edito da Panini. Finalmente è arrivata questa nuova edizione con tanto di pagine a colori, un'edizione davvero molto molto bella che devo dire mi piace particolarmente. La carta è molto molto bianca e il costo, appunto, secondo me ci sta. 12 euro per un'edizione del genere è assolutamente fattibile. Non sto qui a raccontarvi nel dettaglio la trama di Fullmetal Alchemist, perché sicuramente molti di voi lo conosceranno, è uno degli shonen più famosi degli ultimi anni. In breve racconta la storia di questi due fratelli alchimisti che sono in viaggio alla ricerca di questa fantomatica pietra filosofale per riuscire a riprendere indietro i loro corpi originari che sono stati distrutti attraverso appunto un esperimento alchemico finito male. Questo primo numero l'ho trovato molto interessante, anche se si tratta più che altro di episodi quasi autoconclusivi, è solamente un inizio della storia, ci vengono presentati i nostri personaggi, ci facciamo un'idea di quello che è il sistema magico, di come funziona l'alchimia all'interno di questa storia, e non vedo l'ora di sapere come andrà avanti. Io non ho mai letto Fullmetal Alchemist, è uno di quei manga che ho sempre voluto leggere, che però non ho mai recuperato, quindi non so assolutamente niente, non mi sono nemmeno mai spoilerato Fullmetal Alchemist, non ho nemmeno mai visto l'anime perché volevo prima o poi recuperarmi il manga, quindi questo è stato appunto il momento perfetto con questa nuova edizione. A giugno uscirà il secondo volume e io sono già lì pronto a prenderlo e a leggerlo. Quindi piccolo accenno a Fullmetal Alchemist, sono molto contento di questa uscita, quindi volevo rendervi partecipi della mia felicità. Arrivando alla conclusione di questa chiacchiera nerd, volevo un attimo parlarvi anche di alcune serie TV che sto guardando. Come vi dicevo, ultimamente sto vedendo molto molto poco e oggi voglio parlarvi di tre serie TV. Una che ho quasi finito e che ho davvero davvero adorato tantissimo, una che ho iniziato e che mi ha fatto letteralmente impazzire, non vedo l'ora di continuare, e una che ho iniziato, non mi è piaciuta, però volevo parlarvene così, tanto per. E partiamo da quella che mi è piaciuta, che tra l'altro è anche la più recente, uscita da pochissimo su Netflix, potete trovarla appunto lì, e si tratta di Alston, ovvero la nuova serie prodotta da Ryan Murphy che va a raccontare la storia dello stilista Alston, uno stilista americano che, ecco, ha avuto una vita, soprattutto anche privata, non solo come stilista di fama, mondiale, molto incasinata, diciamo, molto molto incasinata. Io non ne sapevo assolutamente niente di Alston, non lo conoscevo nemmeno di nome, non l'avevo forse nemmeno mai sentito nominare, lo so, però è così. E questa è una miniserie di 5 episodi in cui andiamo a tracciare quelli che sono stati, credo comunque, gli episodi più importanti della sua vita, quindi partendo proprio da come è arrivato a farsi il nome di Alston, poi alla sua conclusione, e passando quindi per tanti momenti importanti, per tante tappe importanti, come lo Studio 54, questa discoteca che Alston era solito frequentare insieme alla sua amica confidente Liza Minnelli o Andy Warhol. Comunque ci sono diversi personaggi e vediamo poi anche lo scontro tra Alston e altri stilisti, uno tra i tanti, Calvin Klein, eccetera, eccetera. Allora, io devo dire che non gli avrei dato un euro, devo essere sincero, anche perché Ryan Murphy è un autore, un regista che io amo tanto, ma follemente. Io guardo qualsiasi cosa, se c'è scritto Ryan Murphy sopra, io lo guardo. Però ci sono cose che Ryan Murphy, riesce a portarsi a casa e altre non più di tanto. In questo caso credo che sia solo produttore, perché alla regia c'è qualcun altro, non ho idea, però ecco, c'era il nome di Ryan Murphy e la sua impronta si vede, cioè si capisce che comunque c'è
C'è Ryan Murphy, si vede proprio anche dall'estetica che riesce a creare, perché appunto uno dei punti vincenti è anche proprio la ricostruzione che si fa di quel momento storico, che è molto dettagliata, molto curata, molto bella da guardare, ma soprattutto ad interpretare Aston, il protagonista, ovviamente c'è il nostro Obi-Wan Kenobi, ovvero Ewan McGregor, che riesce a portarsi a casa una performance, secondo me, incredibile il modo in cui è riuscito a interiorizzare il personaggio, le movenze di Aston è assurdo. Riesce a fare sua la scena in una maniera dirompente, questo carisma dovuto sia dal personaggio di Aston stesso, ma il modo in cui appunto è riuscito proprio a prendere anche dei semplici movimenti, il modo in cui fuma la sigaretta, in cui si posiziona, è stupefacente, sublime. L'ho davvero adorato tantissimo, mi ha convinto in una maniera esagerata. Tra l'altro, la storia comunque è interessante di per sé, mi è piaciuto molto vedere come viene affrontata sotto tanti punti di vista diversi. Appunto, si parla della sua carriera, delle sue amicizie, delle sue conoscenze, delle sue rivalità, anche della parte più romantica, della questione delle difficoltà che ha dovuto affrontare. È davvero una storia in alcuni momenti anche molto molto toccante, una storia molto difficile perché comunque ha dovuto affrontare tanto, però bello e non me l'aspettavo, anzi non l'aspettavo nemmeno proprio come serie perché non ne sapevo assolutamente nulla, me la sono ritrovata là, sono andata a digitare, ho scoperto che era di Ryan Murphy e subito 5 episodi, sono alla fine della serie, me ne manca uno, appunto, l'ultimo, e non vedo l'ora di concluderlo. Meravigliosa, ve la consiglio tantissimo. Passiamo poi alla serie che ho iniziato, ma con cui non sono riuscito ancora ad andare avanti. Ho visto il primo episodio, ma ecco, è un drama coreano, quindi incomincia immediatamente, fin dal primo episodio, a crearti quella sorta di dipendenza bruttissima, ma allo stesso tempo bellissima, che solo i drammi coreani riescono a darti. E si tratta di Vincenzo. Questa è una serie che mi era capitata un po' di tempo fa, avevo visto che stava avendo un sacco di successo in Corea e che sarebbe stata portata appunto a maggio su Netflix in Italia, e quindi ho aspettato pazientemente, ho visto il primo episodio, me ne sono follemente innamorato, anche perché con l'Italia questa serie c'entra molto. Il nostro protagonista, infatti, Vincenzo Cassano, che da bambino è stato adottato da una famiglia italiana, è cresciuto appunto in Italia, è diventato un avvocato in Italia e tra l'altro è anche consigliere per la mafia, quindi è proprio un lavoretto, degli hobby così, tanto per. E ora Vincenzo decide però, stufo di tutto, di ritornare in Corea, a Seoul, dove ha una missione, ovvero riuscire ad accaparrarsi questa quantità incredibile di lingotti d'oro che vengono tenuti nascosti sotto le fondamenta di questo palazzo, praticamente, che sta per crollare da un momento all'altro. E questo appunto è la storia di partenza. Ora, il primo episodio è particolarmente ambientato in Italia, quindi da una parte abbiamo degli attori italiani che recitano in italiano, e dall'altra parte abbiamo Vincenzo, che è appunto un attore coreano di cui non ricordo il nome, ma è meraviglioso, lo adoro già, non lo conoscevo, ma già lo adoro, che recita in italiano. Prova a recitare in italiano e è bellissimo, è meraviglioso, è una risata costante perché il modo in cui lui si sforza anche di enfatizzare la parlata italiana è adorabile, è stupendo, è davvero da riconoscerglielo, quindi l'impegno che ci ha messo veramente molto molto bravo. Ovvio che comunque ci sono tanti stereotipi sull'Italia, ma nonostante questo la serie poi si discosta anche molto, almeno da quello che sembra, dal suolo italiano, quidi si affrontano poi altri lidi. Ci sono anche degli interessantissimi personaggi femminili, in modo particolare questa avvocatessa che sembra appunto sarà diciamo un po' la spalla, la coprotagonista di Vincenzo. Non vedo l'ora di vedere come questa storia andrà avanti. Il primo episodio mi è piaciuto alla follia, quindi staremo a vedere come saranno le prossime puntate. Ne sono una marea, tipo una cosa come più di 20 puntate, però piano piano, magari, non lo so, l'anno prossimo l'avrò finita, non ho idea. Comunque, molto molto bella, datevi un'occhiata perché è davvero divertente, molto molto divertente. E per concludere con questa puntata abbiamo Jupiter's Legacy. Questa è una serie che potete trovare su Netflix ed è appunto la controrisposta di Netflix a Il The Boys di Amazon, per cui appunto ci vengono presentati questi
supereroi dalla morale molto grigia, quindi supereroi che nell'effettivo non si comportano come i classici supereroi, il cui obiettivo non è proprio quello del bene supremo, ma ci sono interessi sotto che smuovono le cose. Ed era una serie che sulla carta mi interessava molto, non vedevo l'ora di vedere, e che va a raccontare attraverso questi due piani temporali due storie diverse, ma allo stesso tempo molto molto vicine. Ovvero, nel presente abbiamo questi vecchi supereroi arrivati a una certa età che portano avanti quella che è la loro missione, il loro obiettivo, ovvero salvare la popolazione, attraverso delle regole estremamente ferree, molto molto ferree, e quindi si riflette molto su come comportarsi, qual è la morale da seguire, se i criminali devono essere uccisi, insomma, ecco, anche comunque tematiche che toccano forse particolarmente gli americani, questo di certo. E oltre a questo c'è comunque un altro problema, ovvero questi vecchi supereroi devono lasciare il posto ai loro eredi, ovvero questi giovani supereroi che invece delle regole dei loro genitori, dei loro zii, dei loro nonni, comunque dei loro antenati se ne sbattono allegramente, non sono assolutamente interessati. Sull'altro piano temporale ci spostiamo invece nell'America degli anni 30, dove vediamo l'origine di questi supereroi che noi nel presente conosciamo come vecchi, che è la cosa meglio riuscita. Io ho visto solamente la prima puntata, sono andato avanti un po' con la seconda, ma non è riuscita a prendermi per tanti motivi. Il primo è che è una serie TV che si prende molto sul serio, che cerca di mantenere il tono che è The Boys, quindi un tono davvero molto, molto crudo, che vuole raccontare i supereroi sotto un punto di vista completamente diverso dal solito. Qui però non ci riusciamo, perché questo prendersi sul serio allo stesso tempo risulta estremamente cringe, complice anche l'estetica che forse questi supereroi hanno, perché le tutine, per esempio, non mi dispiacciono, ma finiscono per essere estremamente finte e ridicole addosso a questi personaggi che si ritrovano a fare dei discorsi altisonanti. Non lo so, non mi ha convinto. E poi anche la storia, comunque quella nel presente, l'ho trovata molto debole, anche perché i personaggi stessi sono stereotipati da una parte e dall'altra, comunque sono di un piattume incredibile. Non hanno una vera e propria caratterizzazione, per cui dici ok, non vedo l'ora di capire come questo personaggio affronterà tutta questa questione. No, l'interesse non esiste verso il cast. La cosa più interessante invece è proprio la parte che viene ambientata quindi nel passato, negli anni 30, con tutta la backstories, l'origine di questi supereroi, che è appunto molto più riuscita rispetto a quella del presente, però non è abbastanza, cioè non mi ha dato lo stimolo per andare avanti. Non so se andrò avanti, credo che sia stata già rinnovata per una seconda stagione. Io devo dire, non ho trovato l'attrattiva nei confronti di questi supereroi, anche perché riuscire a fare quello che fa The Boys è molto molto complesso. Devi farlo in modo davvero molto molto convincente, ma non puoi replicarlo in qualche modo, devi fare qualcosa di diverso, una variazione sul tema. E qui cercano di farlo, ma falliscono miseramente. Tra l'altro la serie TV è tratta dall'omonimo fumetto di Mark Miller. Però non lo so, mi è mancato qualcosa, quella scintilla che mi facesse venire voglia di continuare con tutta questa pantomima. Non ce l'ho fatta, cioè erano troppe puntate per me, non riuscivo minimamente a vedere uno spiraglio in questa storia, in questi personaggi che, ripeto, sono estremamente piatti, quindi l'ho bocciata. Voi l'avete vista? Che cosa ne avete pensato? Credete che sia necessario che io continui? Cioè, datemi un motivo per poter continuare questa serie TV. Vi aspetto nei commenti. Bene, il tè è quasi finito, ma è diventato ormai gelido. Questo sta a significare che io ho parlato più del necessario. Quindi io direi di finirla qua. Questo era tutto quello che volevo dirvi in questa nuova puntata di Chiacchiera Nerd. Io mi diverto sempre terribilmente a registrare le puntate di Chiacchiera Nerd a letto. Vorrei farle più spesso, però ecco, è quello che è il tempo. Quindi fatemi sapere nei commenti la vostra sulle cose di cui abbiamo parlato, partendo dagli unboxing, poi da film, serie TV, manga. Voglio assolutamente
sapere la vostra opinione, ma soprattutto fatemi sapere qual è la vostra ossessione del periodo per quanto riguarda appunto serie TV o manga, film, eccetera eccetera. Io vi aspetto nei commenti, spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia, che è lo scopo massimo di questo format, tenervi compagnia. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, io vi aspetto nei commenti. Ciao a tutti ragazzi!